passare la parola ai relatori, voglio ringraziare altri amici che sono arrivati da Rocca d'Aspide, da Agropoli. Ringrazio Pagine del Cilento, ho visto Alfonso prima. Voglio fare un passo indietro però, perché è necessario questo. Magari non tutti sanno che cos'è il sanfedismo. Credo che sia opportuno un attimino, sì. Ci pensano però dopo. Giusto per dirvi il quadro generale della situazione, perché molti, sono tanti amici che sono venuti, hanno risposto direttamente all'invito e qualcuno mi ha anche chiesto, scusa ma poi alla fine chi sono questi sanfedisti? Lo vedremo a breve, però è importante che voi capiate che si tratta di una rivolta popolare volta a ripristinare il valore della tradizione e dei valori che erano alla base della tradizione contro quelli che erano i nuovi ideali della rivoluzione francese, quindi una forma di restaurazione rispetto a principi che erano condivisi dalla massa popolare. Detto questo, devo passare la parola al professore Di Miri. Il titolo di questa sera è Ideali e realtà dell'epopea. Nome, il professor Marchionne. Allora, quindi ideale e realtà dell'epopea sanfedista. Allora, prima di entrare nel vivo del testo, diamo la parola al professore Melchionda che ci ha dato il piacere di ritornare qui dopo quel convegno del 2010, il quale ci parlerà di economia e politica e anche la società. Economia e società afferito tra 700 e 800. Quindi lascio a lui la parola, grazie.